Stiamo parlando di Funes Mori, un altro difensore che comunque era seguito dalla società inglese. Passiamo invece al insomma una notizia di per quello che riguarda insomma i fans di Zidane, perché la squadra di Zidane che sappiamo appunto conoscerai benissimo sicuramente dovrebbe essere Real Madrid Castiglia. Mamma mia, sì, purtroppo si conosce. Dai. La squadra di Zidane ha ufficializzato un buon acquisto che secondo me è un giocatore interessante, stiamo parlando di un nazionale under 18 uruguaiano, cioè Matias Rodriguez, e secondo me è veramente un buon acquisto perché comunque soprattutto in futura è un bel gioiellino del Peñarol, sottolineiamo appunto la squadra uruguaiana, e questo è la appunto per quello che riguarda la squadra di Zidane. E chiudo con il Real Madrid, perché anche Navas si inserisce nell'affare De Gea, mentre appunto il Monaco sembrerebbe che abbia sul piede di partenza Moutinho appunto in uscita, visto che la Champions dopo la dura sconfitta contro il Valencia sembra sempre più lontana, ma sembrerebbe fuori. L'ultimissima notizia, diciamo, che si può dare anche qua su Roma Futura è appunto la dichiarazione di Pioli, che oggi ha dichiarato che Piglia resta, quindi rimane appunto giocatore della Lazio, e comunque si valuta sempre appunto l'acquisto di un nuovo attaccante, non solo Balotelli, ma attenzione, il nome nuovo della giornata è Alberto Gilardino. Nonostante comunque Alberto Gilardino sia seguitissimo sempre dal Palermo, sicuramente anche qui la Lazio punta appunto a un attaccante, se non dovesse appunto passare il turno con il Bayer Leverkusen al posto di Balotelli, secondo me arriverà Gilardino. Questa potrebbe essere insomma una notizia importante anche in ottica futura, sicuramente. Senti, io volevo chiederti una cosa, vabbè, parte sta conferenza tra Cassano e Viperetta, solo per Ferrero che stavo anche leggendo sulla Gazzetta dello Sport. Ma secondo te, visto che subito la dirigenza della Lazio si è impegnata immediatamente, come ha fatto ieri per smentire D'Ambrosio e la trattativa, no, per D'Ambrosio oppure un altro terzino dell'Inter, immediatamente ha detto no, assolutamente no a Balotelli, ma secondo te poi Balotelli potrebbe andare, fanno un bel trio insomma, Viperetta, Cassano e Balotelli, manca solo Capitan America, Superman, Spider-Man, fanno una bella squadra, insomma, se davvero dovesse arrivare Balotelli, ma appunto. Credo che alla fine non credo che arriverà Balotelli, anche perché la Sampdoria sta più che altro, anzi, sta cercando un esterno offensivo. Il nome di questi giorni è Giaccherini. Giaccherini, che comunque è un giocatore importante, seguito anche dal Bologna, per esempio. Però Viperetta vuole sicuramente regalare un altro importante ai tifosi. Certo, sì, poi l'amicizia tra Cassano e Balotelli, quella ormai è risaputa, due teste calde insomma si trovano, però non penso che alla fine arriverà Balotelli, ma credo che può essere che Giaccherini forse scelga la Samp come la sua nuova squadra, perché comunque Giaccherini vuole tornare in Italia, probabilmente è lui uno dei nomi caldi nel mercato della Samp. Senti, invece Perisic, insomma, ci hai detto lunedì, però ho sentito un po' il tono della tua voce quasi fossi scettico su questa cosa. Io leggo direttamente da calciomercato.com che il Wolfsburg continua a dire che non gli interessa offerte dell'Inter, a meno che l'Inter non si presenta con cash, cioè l'Inter propone, da quello che riporta calciomercato.com, 5 o 6 milioni per diciamo il prestito con diritto di riscatto e diciamo fissata
poi la chiusura intorno ai 15 milioni, perché a 2 milioni già gli ha detto di no. No, 3 milioni gli ha detto di no, quindi ecco, no, 12 esattamente, 12 fissato il riscatto obbligatorio a 12 con un prestito deroso a 8, quindi sarebbe una cosa di 20 milioni, 2 milioni e mezzo poi a salire 5 anni per il giocatore. Il Wolfsburg dice che si mette a trattare solo esclusivamente se l'Inter arriva e paga 20 milioni. Ma secondo, oltretutto il Perisic alla stampa tedesca dice che non ha ancora deciso cosa fare, bla bla bla. Secondo te che succede realmente, al di là di quello che scrivo? Bella domanda, guarda Max, io rimango scettico perché... come dicevamo anche ieri sera, i contatti ci sono sempre stati da giugno, fine giugno, sì. Però sembrerebbe appunto che le due parti non riescono a fare un accordo, proprio perché l'Inter non se la sente di investire tutti questi soldi per un giocatore che non è un nome, obiettivamente non è un nome pesante, no? Cioè non è che stiamo parlando di un Dzeko, cioè Dzeko è già un nome pesante in attacco. Perisic, insomma, rimane un giocatore a punto interrogativo, perché non si sa poi in Italia cosa possa combinare, cioè, un giocatore. E la spesa è alta, 20 milioni, no? Per un giocatore. Altissima. Sì, altissima, cioè. Secondo me non li vale, non lo so, io non penso che un giocatore come Perisic valga 20 milioni di euro, è una follia. Quindi certo, insomma, dopo che hai fatto un affarone per Kovacic prendendo 35 milioni, adesso non è che puoi fare la figuraccia che vai lì e spendi 20 milioni con un giocatore che, insomma, appunto interrogativo. Cioè per Dzeko lo fai, per Perisic no, questa è la risposta. Però comunque, al di là di questo, insomma, sembrerebbe che oggi sia arrivata una soffiata, che appunto dicono che lunedì il giocatore forse sarà a Milano. Io rimango ancora scettico, fino all'ultimo non ci credo, perché non credo che, insomma, i tedeschi li conosciamo, no? Sono sempre un po', insomma, decoccio, diciamo, a Roma, certo. quando si impuntano, insomma, o va come dicono loro lì o non va. Quindi insomma, non so a questo punto se l'Inter riuscirà a prendere questo benedetto Perisic, ma anche perché vedo che non solo l'Inter ha difficoltà poi con questi giocatori, perché poi c'è la Juventus per esempio, che è in chiara difficoltà a portare Draxler. Capito? No, cioè comunque non, questi giocatori che militano nelle squadre tedesche, alla fine è difficile poi portarli via, perché ovviamente vogliono fare cassa ai tedeschi, certo. Le squadre tedesche. Senti, Antonio Galletti, nostro grande ascoltatore, ti scrive: Perisic all'Inter al 70%. Io ho risposto: ma dai, puntini, puntini, puntini. Insomma, che gli rispondi, Antonio? Al 70%, da quello che hai detto, sembrerebbe proprio di no. Ma tanto saluto Antonio, che ci ascolta sempre, mi ricordo anche la scritta altre volte, però. Intanto rispondo che il 70% lo aggiungo i puntini, ancora più puntini, ma dai, perché appunto che sono molto scettico, come dicevo, ma il 70% sembra troppo. Io più che altro nel 70% direi al momento 70% no. Ecco, questo sì. Però certo, ripeto, l'Inter è sempre stata fatta sul mercato, e magari non solo in campo, appunto anche sul mercato, e magari alla fine riuscirà a portare questo giocatore. Sicuramente non è l'unico acquisto che non è il giocatore, lo vuole Mancini, ecco, diciamola così, è il giocatore che vuole Mancini, perché se ci sono altri giocatori che secondo me sono molto più interessanti di Perisic, cioè, vedi su tutti Mertens per esempio, Caglion, però Mancini si è fissato, vuole questo Perisic, e insomma
o ci mette mano al portafoglio qua, oppure non si arriva da nessuna parte. Senti, una piccola, l'ultima cosa che ti chiedo, c'è Digné, quanta... Che pensi? Insomma, si chiude, le chiude la Roma per Digné? Tu hai detto aspetterà fino a fine calciomercato. Sta di fatto però che se, Blanc è stato chiaro, se non sbloccano, non vende Monaco, non vende come si chiama Kusarak, adesso non ricordo bene il nome, l'altro terzino sinistro che vuole prendere il Paris Saint Germain, lui non fa partire Digné. Secondo te partirà dopo questo giocatore del Monaco, dopo il preliminare di martedì che c'ha il Monaco? Ma è probabile perché appunto il Monaco credo che dopo il risultato che ha fatto disastroso a Valencia sia ormai fuori dai giochi, quindi è costretto a dare via, dopo Condombia, a dare via altri giocatori importanti. Però Digné, quella è un'altra questione che è un po' rimasta in sospeso, soprattutto per quello che riguarda la volontà del giocatore, perché sembrerebbe che parlano tutti ma il giocatore non parla. Questa è una cosa che ho notato, perché appunto parlano la dirigenza del Paris Saint Germain, parla Blanc, parlano i dirigenti del Roma, il giocatore non si voce in capitolo, ecco. Quindi non si riesce a capire poi se lui vuole veramente andare via o se comunque vuole venire in Italia, rimanere in Francia. Anche qui è tutto molto molto in fallo. Poi per carità, io al momento credo che alla fine Digné, come diciamo anche col Moro, andrà alla Roma alla fine del mercato, come credo che si chiuderanno anche altre trasferite appunto importanti nel Manchester City, perché ricolleghiamo appunto con De Bruyne, che invece ecco ha visto come sganciano i milioni, come poi i giocatori partono dal Wolfsburg, no? 80 milioni di euro il Manchester City per De Bruyne. Ecco, questa è un'altra notizia, perché chi c'ha i soldi appunto poi prende i giocatori, chi invece vuole insomma tenersi alla fine non prende nulla. E la Roma anche qui in questo caso secondo me deve mettere mano al portafoglio, anche perché Paris Saint Germain è un altro club che è difficile che lascia partire i suoi giocatori in maniera così semplice. Senti, chiudiamo con la partita domani dell'Inter, domenica, che partita prevedi a casa con l'Atalanta? Per quello che riguarda l'assetto tattico, credo che sulla carta non c'è storia. L'Atalanta ha fatto un mercato penoso, non ha proprio fatto un mercato quasi. Credo che invece l'Inter, almeno per quello che riguarda i nomi, dovrebbe insomma finire in goleada. Per quello che invece riguarda la partita in maniera un po' più reale, credo che come al solito, insomma come tutti gli inizi di campionato, l'Inter ha avuto difficoltà. Ricordo un Inter-Bari, insomma finito 1-1, poi tante altre partite che insomma finite in pareggio. Credo che ci sarà da soffrire, però comunque insomma se non si vince in casa con l'Atalanta, come diciamo a Roma, diamoci una chiodata, perché non è possibile, dai. Quindi credo che alla fine l'Inter prenderà i punti in maniera un po' forse con difficoltà, però alla fine ce la farà, perché insomma i nomi ci stanno per portare a casa la partita. Uno su tutti dico che secondo me sarà Icardi, secondo me farà una grande partita. Bene Federico, allora l'ultima cosa proprio velocissima è il sondaggio, cominciamo da questa prima puntata, sì, diciamo pre giornata di campionato, a fare il sondaggio del giorno, e comincio con te. Ah. Allora, Liga a Capodanno, vorreste che fosse così anche per la Serie A? Anche la Liga spagnola da quest'anno giocherà come la Premier League a Capodanno. Ci sarà un turno il 30 e il 31 e un altro il 2 e il 3, quindi 30 e 31 dicembre e 2 e 3 di gennaio. Tu vorresti che anche la Serie A fosse così, cioè che a Capodanno si gioca?
Ma io no, sono sincero, no, mi spiace questa cosa.